un posto anche per rilassarsi, non solo per svolgere attività economiche. Parliamo alla questione, ecco, all'affair Birotti. All'affair Birotti. Si sono presentati, pare, ad esempio, io ho sentito anche dei pareri diversificati sull'utilizzo della piazza tuttora intestata a Luigi Fera. Molti sono in disaccordo che il Birotti, al Birotti venga intestata una piazza, un po' perché tra l'altro in vita, che poi non si possa ottenere una piazza in cambio di opere, ma che le opere debbano essere così consegnate alla propria città gratuitamente con devozione. La questione è un po' ardua, nel senso che non è stato Birotti a scegliere quella piazza, siccome Piazza Fera... E questo è un retroscena che ci devi raccontare. No, è stato Casagrande, il grande architetto, che darà dei monumenti insigni di architettura. A proposito, qualcuno ha detto che Cosenza è priva di monumenti. Noi ci troviamo di fronte a un grosso monumento che è la cattedrale di Cosenza. Ma detto questo qua, bisogna dire che Casagrande darà un monumento, fra gli altri, che raggiungerà l'altezza di 10 metri. Quindi c'è bisogno di uno spazio grandissimo. E Piazza Fera è stata scelta da lui e non da Birotti. Per quanto riguarda la donazione, io dico che la mentalità dei cosentini, l'ho scritto, la mentalità dei cosentini è un po', insomma, mi sorprende, mi dà un po' di perplessità. Insensibile. Perché si va alla caccia del tesoro perduto di Alarico e si vuole rinunciare a un tesoro di opere d'arte contemporanee di grande valore, di grande spessore. Non sappiamo la consistenza, però è sempre di artisti di grande fama, come Dalì, come Casagrande, come Greco. Sì, ma questo eccetera, che c'entra eccetera. Nel togliere la titolarità a Luigi Fera, che no, comunque resta uno dei più grandi cosentini di sempre? Perché assessore culturale, non so perché sia perché stato... in effetti chi dona ha diritto anche a ricevere un prezzo morale. Noi dobbiamo pagare un prezzo morale, che è quello di spostare, non togliere il merito che abbiamo già detto, di cui abbiamo detto la consistenza di Luigi Fera, ma mettere la denominazione alla piazza, perché ci sono opere insigni, ripeto, donate da un italo-americano. Vincenzo, la cui mentalità... Se donassero delle statue, degli orpelli, dei monumenti, sì, ma io a volte li ritengo anche orpelli, se dietro tutte queste donazioni dovessimo poi cambiare tutte le strade, le vie intitolate a personaggi illustri, mi sembrerebbe un po' paradossale la cosa. Sì. Innanzitutto devo dire che ho lanciato l'idea della donazione non solo degli organi, ma delle opere d'arte. Ma di chi? Della Catizzone? No, delle opere d'arte. Pensavo che... L'ho lanciata sto in trattative con Claudio Dione Salvi, sì, il quale potrebbe mettere a disposizione quella grossa struttura di Rende, il museo dell'attualità. Quindi donare opere d'arte naturalmente vagliate da una commissione di esperti. Bellissimo museo voluto da Sandro Principe. Senza dubbio, che noi salutiamo con grande rispetto. E perciò la donazione va fatta spontaneamente. E la piazza però, dedicata, ripeto, a Birotti. È la piazza dedicata a Birotti perché le opere sono proprietà di Birotti. E allora Piazza Fera diventerà Piazza Birotti perché il museo, che è all'aperto, e quindi la piazza non è stata scelta da lui, dovrà portare il nome di Birotti del donatore. È un prezzo morale, sostengo, sì, io, che dobbiamo pagare. E allora proporrei di spostare la denominazione, non togliere il merito a Fera, qui a Piazza Prefettura. Perché la Piazza Prefettura è divisa in due parti. Una con la denominazione di Via di 15 Maggio,
quell'avvenimento storico che ha anticipato la venuta dei fratelli Bandiere. E quell'avvenimento che è costato sangue ai patrioti deve essere ricordato appunto con la via 15 marzo, e quindi quella denominazione non si tocca. Mentre Piazza Prefettura, che è una denominazione popolare e non della toponomastica cosentina, va intitolata Piazza Fera perché, a Fera, perché Fera fu il segretario perpetuo dell'Accademia Cosentina e fu il sostenitore della Biblioteca Cosentina, due istituzioni che si trovano proprio in quella piazza. È stato quindi anche il direttore della biblioteca. Sì, direttore, perché il proprio direttore non direi, ma comunque siccome sì. E quindi lui propose l'istituzione della biblioteca, che poi andò in porto Vincenzo, nel 2000. Io sto per chiudere l'intervista preziosa con te, voglio che però tu mi dia, tu sai che io sono il papà di un calciatore da Juventus, sì, quasi sì, un ex, diciamo. Complimenti. Che mio figlio ha vinto un titolo mondiale, c'ho una bella coppa e quattro scudetti. Se io dessi al comune di Cosenza le coppe e le quattro medaglie dello scudetto vinte da mio figlio, no? Una bella coppa mondiale, sì. Tu pensi che qualche piazza ce la daranno? No, la piazza no, perché Cosenza tiene poche piazze. Poi ripeto, vicolo. Ma può darsi pure, ma dicono in cambio questo di una Coppa del Mondo. No, in cambio sì, senza dubbio, dovrebbero dare la cittadinanza onoraria come minimo a un campione. Si determinano sì un po' ma le simonie religiose, come quando no. No, perché è una donazione, non è un pagamento. È un atto, un omaggio che perché anche l'amore è un dotto d'essere. Cioè io ti do, ma tu mi devi contraccambiare. Quindi parlo di prezzo morale, non di prezzo economico o fisico. I principi di secondo retto sono opinioni, naturalmente. Pagavano per ottenere una mantella cardinalizia e lo ottenevano. Sì, pagavano, però avevano pure la personalità per occupare questa carica. Grande Vincenzo, ti ringraziamo per aver espresso un'opinione diversa qui ad Abusivo. Grazie Vincenzo. Un'altra memoria storica, l'amico Rizzuti, che conosce fatti e antefatti della Cosenza del Novecento. Potresti più e meglio di ogni altro, anche dei tanti che si piccano, di essere profondi conoscitori di storia. Tu conosci un po' bene anche la situazione in cui ci fu la chiusura della cartiera Birotti, al di là di datarla la chiusura della cartiera. Cosa ricordi di quel periodo in cui il papà di Carlo Birotti, Enzo e Vittorio Birotti, chiuse la cartiera? Perché ma io ricordo le manifestazioni di piazza che non volevano la chiusura della cartiera, ma era secondo me un male necessario, perché da quella cartiera veniva fuori una puzza tremenda e quindi tutta la zona di Piazza Riforma veniva inquinata da questi gas tremendi. Ma io voglio dire semplicemente una cosa, che Mario Birotti, il padre di Carlo e di Enzo, sì, esatto, è stato un imprenditore. Io l'ho voluto ricordare quando ho fatto il presepe per gli uomini che hanno dato un contributo alla rinascita di questa città. Devo dire che con la chiusura della cartiera sono venuti fuori drammaticamente fuori il discorso dell'occupazione, perché allora c'erano quattro grandi imprese. Una era i fratelli Mancuso e Ferro, un'altra era il pastificio Lecce, un'altra era la segheria di mio zio, che era Pietro Pupo, e un'altra era la cartiera Birotti. Oltre queste non c'erano
e queste occupavano la maggior parte delle persone della dei lavoratori cosentini. Esatto. E poi cosa successe? Ci furono queste manifestazioni di protesta, ma e i politici del tempo cercarono di riaprirlo, erano tutti concordi. Avevano cercato sicuramente di riaprirla questa cartiera, però con quelle condizioni che erano drammatiche per questo puzzo che veniva fuori. Io ricordo che andavo al Pacificio Lecce, dove io mi allenavo, perché il presidente della Cosenza era il grande Biagio Lecce, che ci forniva 5 kg di pasta a testa per pagarci la trasferta. Allora non c'era